Ci eravamo lasciati la settimana scorsa con questa fase dei trapianti, guardate, ve li rimostro perché è importante questa sequenza, perché vedrete poi una cosa dopo la sigla. Qui avevo trapiantato i pomodori, mentre qui avevo trapiantato la prima lattuga. Ora, a distanza di 7 giorni, vi mostro dopo la sigla i risultati e dopo faremo un'analisi molto interessante, secondo me, sulla dimensione degli alveoli e vi mostro una cosa che ho imparato in questi giorni e che mi servirà per gli anni futuri, spero anche a voi. Ci vediamo dopo la sigla. Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Scusate per il timbro di voce, si vede che ho preso un po' di freddo, ma questo è. Ecco, rispetto alle immagini che avete visto all'inizio del video, questo è il risultato a 7 giorni di distanza. Guardate che meraviglia, mi avvicino e li analizziamo uno a uno perché è molto importante. Ora, una piccola premessa, ovviamente è importante per me, perché per me è una passione, ma ci sono cose più importanti nella vita, per carità. Soltanto che se siete su questo canale, seguite questo video perché avete la stessa passione mia. Quindi parliamo di questo, parliamo del semenzaio e più avanti parleremo dell'orto. Questi sono i pomodori. Nel frattempo ho messo alcune etichette che ho trapiantato la scorsa settimana. Si sono ripresi praticamente tutti, non ho avuto nessuno stress al trapianto, per fortuna. Anche quelle piccoline, vi ricordate queste che erano doppie, che ho detto le lascio insieme? Ecco qui, si stanno riprendendo perfettamente, anzi stanno mettendo la terza coppia di foglie. Mi premeva farvi vedere le piantine trapiantate nell'aurum, che è il terriccio quello universale di biotica. Allora, guardate qui, anche queste ovviamente sono sanissime, sono belle. Se in quelle dovrò mettere tra un po' di solabio, l'orto e giardini, un po' di concime, tra una decina di giorni circa, in questo per un mese non metterò nulla. Quindi cercherò di seguire la lettera e le istruzioni che ci sono sulla confezione, 4 settimane di nutrimento. Mi premeva farvi vedere la lattuga. Guardate qui. Allora, vi faccio vedere una cosa. Mi sposto. Sto ripicchettando la lattuga dal semenzaio originario. Questo è quello che vedete oggi, quello che è rimasto. E la settimana scorsa ho preso 2-3 alveoli e li ho trapiantati qui dentro. Ora guardate la differenza a distanza di una sola settimana tra queste piantine e queste. Si sono praticamente raddoppiate, quindi un'altra. Guardate la differenza. Quindi le ho diradate un po'. Vi ricordo che avevo diviso i panetti in tre e li ho messi così alla buona all'interno dei vasetti. Quindi anche qui non abbiamo perso una sola piantina. Stamattina, sono sempre in ritardo ovviamente, ho ripicchettato gli altri alveoli. E dovrò finire poi il lavoro. Mi preme però adesso farvi vedere una cosa. Ci sono rimasto anch'io e l'ho imparata adesso. Sono una quindicina d'anni che faccio semenzai e c'è sempre qualcosa da imparare. Adesso rimetto un po' a posto le piante e ci rivediamo fra un minuto. Vi faccio vedere di cosa vi voglio parlare. L'oggetto di questo approfondimento riguarda la dimensione dei vassoi e di come questi influiscono sullo sviluppo delle piantine. Prendo in considerazione la qualità Brandywine dei pomodori, ne prendo uno, questa parte centrale è tutto Brandywine, quindi ne prendo uno vale l'altro. Ecco qua. Da dove l'ho preso abbiamo vassoi di germinazione con alveoli di 4 cm, mentre questo vassoio qua ha gli alveoli da 5,5 cm e prendo anche da qui il Brandywine. Ora ve li metto a confronto, Ecco qua, qui non c'è la data, ma tutto il vassoio l'ho seminato il 2 di febbraio e questo invece l'ho seminato il 3 di febbraio. Voi guardate la differenza. A parità di semi, a parità di terriccio, a parità di temperatura, a parità di luce, abbiamo una differenza di circa 6-7 cm da una piantina all'altra. Quindi questa è di circa 10-11 cm, questa invece di circa 16 cm. Ora non mi riesco a spiegare la motivazione se non per il fatto che a parità di tutte le condizioni che ci possano essere, qui io ho gli alveoli più grandi. Posso anche capire che qui ho 3 piantine e ne ho una, ma sono tutte così. Tutta questa fila qui, tra l'altro qualcuno sta cominciando anche a soffrire, tutta questa fila qui di Brandywine sono tutte alte più o meno come questa. Ora ne prendo qualcun'altra che magari è doppia. Ecco qui, oh, ecco qui, guardate. Ecco qui, giusto per fare un paragone. Ovviamente è leggermente più bassa di quella singola, quindi abbiamo 4, però abbiamo sempre una notevole differenza, cioè guardate qui di cosa stiamo parlando.
abbiamo un 30% in più di differenza. Questo mi fa pensare che gli alveoli che abbiamo utilizzato finora, almeno quelli che ho utilizzato io, nonostante non siano i più piccoli, perché quelli più piccoli sono da 3 cm addirittura, quindi la dimensione degli alveoli in questo caso secondo me incide tantissimo sulla qualità e sullo sviluppo delle piantine. Ci tenevo a farvi vedere questo particolare, io come vi dicevo l'ho notato adesso dopo tanti anni e magari riesco a farvi risparmiare un po' di anni di test con questo semplice esperimento. Bene, ultima visione d'insieme, ma poi mi soffermerò in modo particolare, vedrete un altro video, su quel vassoio lì che ha vari tipi di humus di lombrico miscelati e aurum, che è il terriccio universale, sempre di biotica, e questo vassoio qua, mi soffermerò su questi due nel prossimo video perché ho notato delle cose veramente veramente interessanti. Qualcuno può dire sì, va bene, si sapeva, ok, ma io intanto l'ho sperimentato, ho visto che funziona in un certo modo e ve lo voglio dire nel prossimo video. Per il resto sta andando tutto abbastanza bene. Il vassoio floreale, a parte il tagete che ho riseminato, ma non c'è verso, quest'anno ho capito che il tagete non lo vedrò, va discretamente bene, le aromatiche vanno discretamente bene, tutto quanto, dai, sono contento, procede abbastanza speditamente. Adesso è il momento di ripicchettare, di trapiantare, lo spazio non basta mai, quindi per quelli di voi che me lo chiedono spesso, se avete una serra fredda e se le temperature notturne sono stabilizzate intorno ai 16-18 gradi, si possono cominciare a mettere in serra fredda le piantine, facendo attenzione però che non si asciughino troppo durante il giorno se arriviamo a temperature troppo elevate, perché è un attimo col sole, magari dentro arriviamo a 25 gradi e proprio bene bene non li fa. È tutto per questo video, ci vediamo la settimana prossima con un altro aggiornamento, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici se vi fa piacere, chiedetemi quello che volete, io cerco di rispondere a tutti, sia qui che sui social. Se non rispondo nei tempi previsti, magari nell'arco di 1, 2, 3 giorni, può capitare, mi è capitato, non mi mandate a quel paese, come è successo anche questo su Instagram, perché l'ho trovato veramente di cattivo gusto, ma io d'altronde c'ho una vita, ho un lavoro, ho una famiglia, ho l'orto, ho la campagna, e quindi io aiuto tutti quelli che posso, ma ho dei tempi anch'io, insomma, quindi cercate di venirmi incontro da quel punto di vista. Ringrazio tutti per avermi seguito fino a questo punto, vi auguro una buona giornata.